Buonasera, quest'oggi un video non preventivato, un pomeriggio che era lungo da trascorrere. Ho voluto impastare delle briochine simil pangoccioli, quindi tiro fuori tutto il necessario e mi aiuto con un po' di lavoro in planetaria dove faccio lavorare gli ingredienti principali, giusto 5-6 minuti. Dopodiché travaso tutto in una ciotola e lavoro con le mani. Proprio bene bene fin quando praticamente l'impasto non mi si attacca più alle mani. È un'operazione che non richiede grandi fatiche. Mi aiuto con un pochino di farina che ho mantenuto da quella che era il totale quantificato dell'impasto. Come vedete all'interno, solo all'ultimo momento ho aggiunto le gocce di cioccolato. Vado a procedere in questo modo facendo delle pieghe, ruotando la piroflia, teglia, bacinella e continuando a utilizzare la farina fin quando completo il mezzo chilo di farina che era previsto. Dopo questo lavoro mi tocca solamente aspettare il tempo della prima lievitazione e quindi mentre lei tranquillamente si riposa io procedo alla ripulizia della cucina e a preparare il necessario per la seconda fase di lavorazione, quindi le teglie leggermente imburrate e infarinate, dove poi mettere questi panini per far lievitare per la seconda lievitazione. Ho utilizzato il lievito di birra, quindi questi tempi di attesa non saranno lunghissimi, molto più brevi rispetto al lievito madre, però ecco, non ne ho usato moltissimo, sono circa 4 grammi su mezzo chilo di farina. Continuiamo appunto questa lavorazione finché l'impasto risulta elastico e non più appiccicoso. Avendo una buona planetaria si può completare anche questo lavoro completamente in planetaria. Io in realtà ho usato addirittura un robottino con una lama tagliente, quindi non uno strumento adeguato perché la planetaria è molti anni che la desidero, ma non l'ho ancora acquistata. Ne avevo una di vecchissimo modello e fa un po' fatica ormai a lavorare e quindi la uso raramente. Perfetto, ecco messo ormai in teglia, ancora sta teglia nella ciotola coperta, potete coprire anche con un panno oppure una pellicola e lasciamo almeno per un'ora a lievitare. Se avete la possibilità di metterlo in forno con la lucina solo accesa, mettetelo pure, altrimenti mettete anche vicino a una fonte di calore, non direttamente a contatto però col calore, non più di 30 gradi. Giusto il tempo di dare una ripulita, perché purtroppo quando si usa la farina veramente va un po' dappertutto. Un suggerimento: quando dovete appunto pulire un piano di lavoro con la farina, prima togliete lo sporco grossolano, non bagnate perché altrimenti poi vi portate la farina in tutta la cucina. Prendiamo l'impasto, facciamo una divisione e pesiamo all'incirca 70 grammi per farle bene o male tutte uguali. Ecco, questo è già di più. Questo è poco poco di più, quindi facciamo, prendiamone una di misura. Ok, perfetto. Questo, aia, ho esagerato. Così, ok. Adesso con questi e questi vediamo quanto sono. Perfetto, ne vengono fuori un'altra. Ne vengono fuori un'altra. Ok, sono circa 66 grammi a pallina. Praticamente adesso vado a fare delle pieghe rivoltando con le dita
all'interno l'impasto. Poi sul piano di lavoro, appena appena leggermente infarinato, vado a creare la pallina e a pirlare. Abbiamo già visto in un altro video pirlare questa operazione di far circolare, ruotare. Quando fa un pochino di attrito sul tavolo, si riesce a pirlare bene bene, chiudendo anche la parte sottostante. Qua è un po' troppo infarinato e quindi è necessario farlo nuovamente. Ecco, adesso ha preso bene, ruotando in questa maniera, pollice, mano, pollice, mano. Rimane bella omogenea sopra e sotto è praticamente chiusa. Fatto questo, posiziono in teglia. Qua. Sono un po' più grandi gli stampi perché tanto dovrà lievitare nuovamente. Quindi procedo con tutte le palline. Il peso in questo caso l'ho fatto io a mia discrezione, si può fare anche un pochino più grande. L'importante è che siano uguali tra di loro per dare il tempo di crescere e lievitare e cuocere nello stesso modo. Vedete che anche sotto molto bene. Allora, la dose totale di farina utilizzata era praticamente 500 grammi. Aggiunto poi i diversi ingredienti. Adesso io sto lavorando metà dell'impasto e ho già ottenuto 7, 8, 9 palline. Questo è solamente stata lievitata la prima lievitazione, quindi adesso farò fare la seconda lievitazione in teglia. Teglia imburrata e infarinata, anche questi qua, l'importante è compattare bene il tutto. La farina serve però se il piano è infarinato non si riesce a fare questo lavoro. Quando diventa bello che prende un po' di aderenza, allora si riesce. Ecco qua ho l'altra metà parte, adesso vado avanti a fare le palline. Ecco qua, allora preparate le palline, ho foderato con ancora un pochino di pellicola sopra e adesso lascio riposare almeno un'altra ora, anche un'ora e mezza può andare bene. Dopodiché forno preriscaldato e le metterò a cuocere. Proviamo quest'altro pochino, farlo in una forma differente. Vado quindi a livellare un pochino l'impasto con il mattarello. Ecco qua, serve un pochino di farina. Perché una volta che si apre, esce la parte più morbida, quindi dobbiamo bene bene reimpastare. Invece così con la farina cerco di fare una forma il più possibile rettangolare, mi aiuto anche un pochino con le mani. Adesso mettiamo l'ultimo pochino di farina. Se si rompono i cubetti dei pezzettini di cioccolato non succede nulla. Ecco qua. Uno spessore di circa mezzo centimetro. Una volta fatto questo lavoro, proviamo a fare tipo dei saccottini. Quindi taglio un così, ok, una striscia. E piego in tre, quindi così e così il mio saccottino e vado a tagliare. Anche qua si può fare anche nel modo contrario, quindi uno così e uno così. Un'altra striscia. Pressa poco a metà.
Possiamo anche allungarla un pochino, una striscia qui e una striscia là. Perfetto. Anche queste cerchiamo di farle il più possibile della stessa misura, così che possano cuocere bene. E l'ultimo rimane un po' fatta così. Possiamo fare il classico croissant, lo allunghiamo magari ancora un pochino di qua. Si tagliano, non mi ricordo più. Non me lo ricordo più. Così dovrebbe essere. Sì. Ok. E poi questi due qua possiamo unirli. Ecco qua. Adesso mettiamo anche questi sulla teglia e facciamo lievitare nuovamente. Se vogliamo, possiamo bagnare appena appena questa parte per poi far sì che si compatta meglio.